Nell'ambito delle iniziative dell'Agorà 2021 della Diocesi di Termoli d'Arino, quest'anno dal tema Germogli di creatività, ampio spazio è stato dedicato alla valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale della nostra diocesi. Noi ci troviamo all'interno della Cattedrale di Santa Maria della Purificazione a Termoli e qui ogni giovedì sono state organizzate delle visite guidate e ci sono stati dei concerti di musica sacra, a cura della Commissione Musica Sacra della Diocesi, dell'Associazione Pietra Angolare e dell'Associazione Molise Wow. Questa sera l'evento si arricchisce di un importante momento, si tratta della presentazione di un lavoro, di uno studio a cura della professoressa Margherita Pasquale, storica dell'arte con un vasto e significativo curriculum in questo settore. Lei presenterà uno studio iconografico e iconologico della cattedrale che potete rivedere integralmente sul canale YouTube. Ma in questa breve intervista chiediamo alla professoressa, e la ringraziamo, quali elementi di riflessione, quali aspetti sono emersi dal suo studio. Buonasera. E la cattedrale di Termoli si è rivelata davvero affascinante. Io ne conoscevo soltanto alcuni particolari. Quando la lodevole associazione Pietrangolare mi ha chiesto di esaminarla, mi ha fatto un regalo, perché è stata una scoperta bellissima. Quindi quegli elementi che conoscevo si sono ingranati con tutti gli altri e la cattedrale si è rivelata l'attrice di un messaggio veramente importante, ma importante e in linea con i tempi che l'hanno prodotta. Quindi credo sia una piacevole scoperta per tutti, perché è un messaggio tutto sommato ancora valido, perché sono messaggi perenni, ma è un messaggio che per la Cattedrale di Termoli nasce in un momento storico ben preciso e in risposta ad una temperie culturale specifica, ad un'esigenza del momento. Questo, ripeto, non toglie niente alla validità di quel messaggio nei secoli futuri. Io mi fermo qua per non togliere la suspense. Buonasera a tutti e benvenuti al nuovo appuntamento dell'Agorà 2021 della Diocesi di Termoli d'Arino, che quest'anno ha come tema Germogli di creatività. Ci troviamo in cattedrale a Termoli, ringrazio tutti gli intervenuti, ci sono anche diverse persone non del posto, quindi questo è un ulteriore valore aggiunto. Questa sera l'evento rientra nel ciclo di incontri cattedrale sul ogni giovedì, come sapete, anche grazie ai nostri canali social e informativi, la cattedrale apre le porte per una visita guidata e per un concerto di musica sacra. Questi eventi sono a cura dell'Associazione Pietra Angolare, dell'Associazione Molise Wow e della Commissione Musica Sacra della nostra diocesi. Questa sera l'evento si arricchisce di un momento molto importante e significativo. Si tratta della presentazione di uno studio iconografico e iconologico sulla cattedrale a cura della professoressa Margherita Pasquale, che invito a avvicinarsi e la possiamo accogliere con un caloroso. Presso l'Università degli Studi
storia dell'arte sacra presso la facoltà teologica pugliese. Qui sono stati diversi i lavori, le pubblicazioni, i contributi che ha offerto nel corso del suo percorso professionale, quindi ha potuto conoscere il vasto patrimonio artistico e culturale. Tra l'altro, come dicevo nell'introduzione, questi momenti di Cattedrale sotto le stelle si propongono proprio di promuovere il vastissimo patrimonio artistico e culturale della nostra diocesi. La diocesi piccola, sono solo 34 punti, ma il patrimonio è veramente vasto, sicuramente ha avuto modo di cogliere tanti, tanti luoghi e significati tra le varie opere presenti. Per questo ringrazio ancora l'Associazione Pietrangolare, insieme a Maurizio Guado e alla Commissione, in questo caso anche per quanto riguarda la musica sacra, per aver organizzato questo importante momento. Porto i saluti del nostro vescovo Gianfranco De Luca, che da diversi anni sostiene l'agora della diocesi, veramente con grande sensibilità, impegno e attenzione ai nostri giovani. Io per ora ho finito, non voglio dilungarmi sulla presentazione, passo questo, visto che fa caldo, così rompiamo un ghiaccio in gelato, questo microfono. Così in termini tecnico e televisivo, la professoressa Margherita Pasquale, come vedete c'è uno schermo che vi saranno proiettati nelle slide che aiuteranno la presentazione, e salutiamo nel caso di dirlo anche il nostro protettore di termini della diocesi di San Basso, che dopo un'accurata vestizione è stato collocato qui in cattedrale in attesa della festa che sarà il 3 e il 4. Grazie ancora professoressa, raccogliamo ancora un applauso. Hanno lasciato gli eventi positivi.
eventi positivi corrispondono davvero all'arrivo delle reliquie dei nostri santi patroni, che tanto sono stati per la costruzione di questa cattedrale. Praticamente l'arrivo di San Basso ai primi del XI secolo, proprio ai primi, e comporta la costruzione della cattedrale precedente, di cui avete traccia notevole, bene, saggio, pavimentale. Però poi succede una cosa, che succede una cosa molto importante, perché San Basso, a cui siete visto legatissimi e che viene spontaneo pregare, quando noi abbiamo è una cosa davvero scenale. È comunque un santo terronese, anche noi, anch'io sceglie ogni santi che sono venerati esclusivamente a scegliere le santi patroni, già le città vicine sono interessate, hanno altri santi patroni. Ma succede una cosa, ai primi del XIII secolo, nel 1204, probabilmente, arrivano le reliquie di un santo internazionale, che è San Timoteo. Ora, fermo restando che l'affetto per San Basso, quello che era, quello rimane, però su un piano, come dire, politico e su un piano economico, e San Timoteo è tutta un'altra cosa, perché proietta Termoli sulla via dei pellegrinaggi internazionali. Siamo nel Medioevo. Quello che spinge la gente a muoversi è il pellegrinaggio. E nei pellegrinaggi ci si ferma ovunque ci siano le reliquie di un santo da venerare, che si può essere diretti alla grande meta. La grande meta può essere Roma, può essere Santiago, può essere il Santo Sepolcro di Gerusalemme, ma ci sono le vie, ci sono i momenti intermedi. Quello che riesce a far fermare un pellegrino intento nel suo viaggio sono le reliquie di un santo. Ora, con San Timoteo siamo davvero a livelli molto alti, perché San Timoteo era stato l'apostolo predicato di San Paolo. Ben due di San Paolo vanno a San Timoteo. Ora è il momento opportuno perché la vecchia cattedrale, che ormai sembra inadatta a questa nuova situazione, viene dimenticata, viene abbattuta e viene creata una nuova chiesa. Intorno agli anni 1230-40 la cattedrale è avanti e si sta procedendo alla facciata, all'ornamentazione della facciata, e siamo adesso nel nostro argomento. Dobbiamo inserire i lavori della facciata in questo periodo necessariamente per due ragioni. L'intitolazione della chiesa e la lunetta sul portale, che a questa intitolazione corrisponde. Sapete, la prima domanda che ho fatto quando una delle gentili ragazze di Pietrangolare mi ha parlato di questa cattedrale, a chi è dedicata? Alla purificazione della Vergine. Anche la lunetta raffigura la presentazione al Tempio, che come sapete corrisponde alla purificazione della Vergine, praticamente quella che per noi è la festa della Candelora, no? Il 2 febbraio. E sì, che non esiste una chiesa medievale con questa dedicazione. Quindi questo mi ha molto sorpresa. Non perché la presentazione al Tempio non sia raffigurata, è raffigurata. È raffigurata anche spesso in età medievale, ma era
della vita del Signore. C'è l'Annunciazione sempre. L'Annunciazione è l'unica scena che può anche figurare la scuola, perché rappresenta l'incarnazione, la venuta del Signore nella storia degli uomini. Ma è l'unica scena che ha questa possibilità. Poi seguono altre scene, seguono per esempio la visitazione, la presenza della Madonna, la presentazione al Tempio, l'adorazione dei magi e così via. Cioè, la fuoriuscita, se volendo, c'è una vasta scelta delle scene che raccontano, dipende da se si ha poco o molto spazio. Quindi la presentazione è ricca, ma non solo. Quindi la domanda che è in una posizione così, come dire, pregnante, com'è la lunetta sul portale, che ha rispetto alla facciata un'importanza, è come il capitolo di un libro, è come il titolo di un libro, va bene? Quindi ha una funzione di particolare pregnante. Come mai? La domanda che mi sono posta subito è stata, sì, per me però la presentazione, la candela, quindi hanno un richiamo in mente la candela, no? L'altro discorso. Ma come la ricetta? Sono andata semplicemente a leggermi il Vangelo. È l'unica che racconta la presentazione al Tempio. Pensi in giro di tre righe, veramente, nomina la parola legge 10 volte. E dopo la nascita di Gesù, e dopo avergli messo il nome, dopo averci detto come prescrive la legge, come prescrive la legge per portare un esempio, e come perché dopo 40 giorni la mamma si aveva partorito un maschio, poteva considerare pura, e quindi portava il primogenito al Tempio, faceva l'offerta. Praticamente nella legge ebraica al Tempio veniva portato il fiore di tutto, quindi il primogenito del bestiame, il primo raccolto. E poi per quanto riguardava gli esseri umani, il primogenito o la primogenita. È chiaro che la bambina non potevano essere sacrificati, però veniva sostituito o sostituita con uno sfrutta, che poteva essere un agnello, potevano essere nel caso di povertà e nel caso nostro un paio di donne, un paio di donne, queste sacche. Il problema era che questo brano è veramente martellante per quanto riguarda la legge e come prescriveva la legge. Questo è come scriveva la legge, invece come sta, ma è come è stato scelto. Già i padri della Chiesa si erano, i padri della Chiesa che scrivono intorno al VI secolo di Cristo, VII secolo, anche prima, avevano riconosciuto questo fatto. Se il Signore della legge sottopone alla legge è un segno di umiltà, nel mio, e in un certo senso un segno di prudenza. Era stata adottata questa cosa, l'umiltà della Vergine e del Signore. Ci ho pensato prima, ma di che non voglio incidere. Alla stessa maniera è ricevuto dai contemporanei della nostra facciata, cioè nel 200. Guardate che il 200 è il boom della predicazione francescana e della predicazione domenicana, cioè il boom degli ordini domenicani. Beh, sia gli uni che gli altri, questo brano lo leggono sotto questo aspetto, come un segno di umiltà e di sottomissione. C'è bisogno di sottolineare questo aspetto, sapete? Perché sono gli anni in cui Federico II, che ormai era tornato
libero gustatis, con tutti i medici, valido per il regno meridionale, ma anche per il resto del mondo, e che è ancora la base della legislazione europea, ha sbagliato forse un danno di dubbio. Se vi capita da giudicare a questo punto, perché è straordinario. Ora, questo corpus di legge, sapete come comincia? Nel proemio, con una chiara allusione al fatto che Cristo stesso si è sottoposto alla legge. Quindi, come vedete, siamo nella, in quell'ordine, c'è come una contro. Ora, torniamo un attimo, quindi, questo è quello che per quanto riguarda l'intitolazione, per quanto riguarda la lunetta. Allora passiamo a guardare la cosa in sé. Questa è una foto della facciata presa appunto dalla risposta della professoressa Calò, di cui parlavo, che davvero è sperabile, perché per quanto riguarda la storia, per quanto riguarda l'analisi artistica, davvero ha colto in maniera incredibile. Grazie. E guardate questa facciata nostra, è precedente la prima restauro degli anni 40, e mostra perché la griglia che costituisce poi la caratteristica principale di questa facciata, c'è una loggia, di con 7 bifore, però vedete le due bifore centrali. Davvero funzionavano da finestre e illuminavano l'interno. D'altra parte, questo interno aveva bisogno di luce, perché doveva essere cromaticamente interessante. Quello è l'unico pilastro che ha conservato la cromia originale. Guardate, è meraviglioso, perché alterna bande chiare a bande rosate. Immaginatelo moltiplicato per la chiesa, è un effetto cromatico del genere, ha bisogno di luce per essere abitato, nella penombra non si gode, ha bisogno di luce. Quindi due finestre, non erano sole, illuminavano l'interno della chiesa. Poi invece le altre bifore erano false bifore, ornate con bastoni, almeno quindi abbiamo, ma
compagni di lavoro che non sta. Dottoressa, il microfono cortesemente, perché sì, non sentiamo. Allora, questo è il santo, c'è la Vergine, c'è San Giuseppe, che è ugualmente altra dei mani, la gabbietta con i colombi, e qui c'è il vecchio Simeone, e qui c'è la profetessa. Se vi ricordate l'episodio, nel momento in cui la Vergine torna, parzialmente
E attingo imparzialmente i testi drammatici e quegli altri, perché sono diffusi, perché sono conosciuti, perché sono amati anche. I testi apocrifi hanno da loro il fatto di avere dei racconti simpatici, proprio racconti piacevoli. Non mi sarà sfuggito dall'annunciazione sull'argomento. La realtà è fortemente complessa.
dimensione del palazzo. Quindi compaiono in determinati ambiti che avessero a che fare con la tesi. Invece in questa età, legge femminiciana, compare molto spesso. La vediamo qui in questa città di Sanno, è una chiesa che si trova proprio allo snodo delle strade, al centro del Salento, che portano giù Santa Maria della Strada, infatti si chiama la chiesa, che portano giù a Santa Maria di Lenca. E due aquile, vedete, montano la guardia ai lati dell'Annunciazione. Non succede prima, e questo è un portale della cattedrale di Bicenne, in Cina c'è un'aquila che ha tra gli artigli un cervo, delle corna ramificate, chiaramente che ha riferimento ai salmi e l'anima che si rifugia in Dio e all'ombra delle due anime. Quindi però si fa ricorso a un'aquila, prima altri erano stati gli animali a cui si era fatto ricorso. Perché? Perché succede il fenomeno affine a quello che si era verificato all'inizio del cristianesimo, quando Cristo era stato paragonato con un'aquila, ma l'aquila che cos'era? L'aquila era sempre delle legioni romane, quindi la diffusione del cristianesimo uguale diffusione grandezza dell'impero. Quindi adesso si vede che non è l'aquila, cioè l'aquila femminiciana, perché anche nel secondo prima l'aquila sveglia, comincia ad essere utilizzata più spesso anche, anche sulle facciate delle chiese. Quindi qui anche una lì proprio evidente richiamo, diciamo, alla legislazione federiciana e altrove, comunque all'impero di Federico, in altre cose, come dire, più sommesse. Questa è la vostra facciata, con questa griglia spettacolare di immagini, e io diciamo tenderò adesso a sintetizzare, sono presa dal desiderio di raccontarvi, ma non lo posso fare. Vi annuncio però che è in corso la pubblicazione, spero di farcela per stasera, la pubblicazione di un mio uno scritto sulla cattedrale, che probabilmente potrà interessare nel merito dei più esaustivi di questa sera. Però ecco, la pandemia ha rallentato la della democrazia, o meglio la fine della pandemia ha rallentato i lavori, quindi ci siamo presi un pochino più di tempo e uscirà calma, ma uscirà. Le sculture dei capitelli sono di un interesse straordinario, vi riassumo che cosa sono. Intanto sono un uomo maturo, saggio, una figura femminile coronata, una regina, bella, e un uomo puro di cattivo carattere. Il riferimento è ad una storia ben precisa della Bibbia, perché la è la fonte primaria, esattamente al libro di Ester. Ricordate il significato della lunetta? Qual è il tema? Perché questa facciata ha un tema conduttore, preciso, e l'obbedienza alla legge. Ora, la storia di Ester comincia con un gesto di disobbedienza. Non vi sto a raccontare la bellissima storia di Ester, che vi invito a leggere perché è una fiaba delle mille una notte, veramente bellissima. Ma comincia con un gesto di subordinazione a suo eroe, a una regina che si chiama Basti, la chiama Mare, e quella fa la preziosa e non ci va. Il re è veramente imbarazzato di fronte agli ospiti, chiede al suo consiglio che cosa fare, e il consiglio dice:
faccenda non risolta con una soluzione. Perché Basti adesso è un esempio per tutte le altre mogli del regno. Qualunque moglie si sentirà in pene, io non mi dire più al marito se ti permette la legge di farlo. E quindi Basti verrà deposta e verrà nominata regina Esther, che va sempre considerata irreprensibile. Ma questo è solo l'inizio della storia. Davvero molto interessante, ma io devo correre adesso. Quindi i tre personaggi sono la regina Esther, ovviamente, Mardochio, l'uomo saggio che avete visto, che è il suo tutore e che gli darà degli ottimi consigli durante il corso della storia, e il cattivo, cioè che nelle storie c'è sempre il cattivo, e Amma, della corte del re Assuero, e non vi racconto tutto questo perché così la storia era prevista per una settimana della serie morte, e la storia di essere presente in forma simbolica anche altrove, per dire che era una nota a quell'epoca, le storie di tutta la Galattica erano unite. Nella storia di cui ci sono due draghi, proprio all'inizio di Sotto, che ci sono due draghi che lottano e alla fine il drago otto, ma non capisce che quei draghi sono se stesso, è Amma, cioè il cattivo. È chiaro che a quel punto c'è il uomo, come in tutte le storie che si rispettano. Anche in questa realtà, come c'è la stessa cosa, due draghi che si affrontano. E dall'altra parte c'è una sirena interessante, perché secondo la sirena è un animale doppio che rappresenta appunto la doppiezza, la falsità. Abbiamo detto per esempio una storia che non ve la racconterei tanto volentieri, non dovremmo avere molto più tempo. Questa di raccontare storie così citandole con pochi personaggi è una cosa diffusa. Qui siamo ancora una volta nel portale della cattedrale di Vicenza e qui c'è la storia, una volta della storia raccontata nella Bibbia, nel libro di Daniele, la storia della Cresta Susanna, che probabilmente vi è nota e che è dove porta. Perché Susanna è stata condannata ingiustamente e Daniele, il profeta Daniele, prende le sue difese e ristabilisce la giustizia. Anche qui vi sono degli elementi affini. Guardate queste storie, che ci mancano soltanto così con delle facce e delle teste, e penso che con quel valore che ha adesso citato, no? E faccio anche a voi un esempio che ho fatto poco fa con amici, cioè noi lo vediamo solo, per esempio, vi cito lo spot che adesso va abbastanza di frequente in onda, quella con la bimbetta vestita di rosso e col cane, che ci informa che esiste un cellulare facile da usare, no? Cari nonni, dice la bimbetta. È chiaro, la riconosciamo subito che quella è la. Non abbiamo nessun bisogno che ci racconti una storia di Cappuccetto Rosso, perché da quando eravamo piccolissimi ci hanno appellato con una storia e non la conosciamo benissimo. Ecco, le storie che sono scolpite sulle cattedrali producevano lo stesso effetto evocativo nelle persone. Cioè, bastava un'immagine e non si ricordava da quando una storia. Come succede? L'avete riconosciuto e
Santo Sant'Antonio era separato dal sovrintendente da un grande vino. Quindi volevano rinnovare questa tenda e danno i filati alle leggi di Israele. E alla Madonna, tirando la sorte, alla Madonna erano toccati la porpora e lo scarlatto, che sono dei filati reali. E gli stava fidando stupidamente quando un angelo gli appare. Vangelo, questo è il proto Vangelo, diciamo. Ora, ad un certo punto però, la Vergine poi le smette di recitare nelle composizioni dell'Annunciazione. Ma questo succederà ad un certo punto per un certo motivo. Ora vi faccio vedere. Questa è la chiesa di Santi a Tranco, Antica. Che è una mano che parla, quella mano così aperta vuol dire che sta parlando la Santa. E andiamo avanti, ecco la mano confusa, esattamente come la nostra, diciamo, quella che qui ha, come quella che ha. Qui siamo a Terlizzi, questo è invece un portale contemporaneo, una facciata anche un pochino più tardi, come siamo nel 300. Qui abbiamo la sede, qui abbiamo l'Annunciazione che sta sempre e sempre là prima. Ed è questa. Ecco, e la Madonna in questo caso è seduta. Basta. Anche qui è seduta. Poi succede qualche cosa. Qui siamo ad Ambra, siamo a metà del 300 e guardate la base. È un bacio adesso, è un bacio che si ginocchia davanti alla sua signoria. Ha smesso. Che cosa è successo? È successo che ormai nel 300 in un capito. Quello che era il gesto della Madonna, filare non era per niente un gesto di dire. Era la Madonna che filava, l'anima facile era il compito della Madonna romana, veniva proprio detto alle fanciulle che si sposavano durante la cerimonia nuziale, che veniva ricordato per quello che veniva. E però ad un certo punto nel 300 la faccenda cambia, è una società proprio industriale, non è più la signora che figlia, cominciano a esserci le filante, il che vuol dire che c'è un mondo operaio che fila, e quindi non è più un atteggiamento da signora che se la deve filare la lana. La signora adesso legge tutti i cavallereschi come Francesca Tarini, no? Quindi è un altro mondo, e di conseguenza la Madonna, certo, non legge di Orlando, la Madonna legge Salmi, legge Sacre Scritture che fanno di suo figlio. La stessa chiesa di Pestre in cui vi ho mostrato la presentazione al Tempio e abbiamo lanciato.
Beh, voglio vedere questa pizza. Ritorniamo a noi. E molto rapidamente ci dedichiamo ai santi che rimontano una guardia davanti al portale della Cattedrale. Uno solo è riuscito, perché non tiene lo scritto Dante di San Basso, peraltro, è quello che va più validato dei Peronesi. Mi sono accorta che siete particolarmente legati a questo santo. L'altro, qui ci sono, c'è un altro santo verso che è stato recuperato di recente, probabilmente è Sant'Imortio. C'è un'altra figura che non ha avuto la fortuna di essere recuperata, e c'è un'altra ancora che è stata recuperata. Ma queste figure, qualunque sia il loro nome, si tratta comunque di santi venerati nel momento in cui sono stati realizzati, e i santi si pongono comunque come esempi da imitare con le loro virtù. Queste statue però attirano l'attenzione di un fatto originale. Ai loro piedi giacciono delle figure dormienti. Thank you.
Il grifo è un animale che viene dalla letteratura classica, dal mondo dei miti. È un animale che era un attributo del sole e della Temis, la vendetta. Cioè la vendetta, la Temis storica, per dire, no? Quindi la vendetta però costruttiva, la vendetta giusta, non la vendetta falsa. Che cosa succede? Che il grifo è un animale solare, conduce il coppio dentro del sole, e anche la dea Temis era una dea solare, perché sembra tramontare la giustizia, ma poi compare. Dunque, il grifo, simbolo solare antico, è formato da due animali. La parte inferiore è un leone, la parte superiore è un'aquila. Animale terrestre, animale celeste. Tutti e due sovrani nel loro ambito. Quindi il grifo rappresenta l'incarnazione, Cristo, uomo e Dio. Ecco perché compare tanto spesso il grifo. È come se ci fosse un'immagine di Cristo. Ha in forma simbolica, perché il Medioevo rappresentò molto spesso le cose in forma di simbolo. Ma con l'intento evocativo di cui vi parlavo prima, si guarda, si vede che il grifo stava subito a che cosa? Incarnazione uguale annunciazione. E poi il leone, sempre il fisiologo, ecco, il grifo bellissimo, ecco, liberato, vivacissimo, molto gotico. Questi sono invece molto romantici, molto statici. L'altro leone, che avete qui è in asse, qui guardate sotto il grifo c'è un leone che è morto, un serpente che è rimasto un bel pezzo di serpente intorno alla bocca ed è molto diffuso. Ve li ho mostrato dopo rapidamente come si chiama a Pisano, quella stessa chiesa. C'è cioè anche delle cose altre, delle cose belle e morte. E anche questo, qua, ad Adam, leone, sempre di morte, e ci passano sempre di morte. E il leone è il simbolo di Cristo. Racconta il fisiologo che il leone dorme ad occhi aperti come Cristo nel sepolcro. Prima appunto di risorgere. Quindi è un simbolo positivo del leone. Davanti al portale, il leone non vuol dire attento a te, vuol dire fatti coraggio, Cristo risorto e risorgerà anche tu. E il leone che ha a che fare con il serpente vuol dire Cristo ha vinto il demonio. Poi c'è poi anche il leone, che delizioso. Sapete dove è altro stadio? Questo è il punto di Nicola Pisano a Siena. Bellissimo. Uno dei leoni di sostegno al pulpito, come vedete, si è avventato sul cavallo. Quindi è un'immagine nota, è un'immagine riconosciuta. Che ci fa? Vedete, c'è il profeta Ezechiele, Zaccaria si chiama questo profeta, il profeta Zaccaria che dice, preannuncia la venuta di Gesù e il suo ingresso a Gerusalemme, dice, dite alla figlia di Sion, Gerusalemme, che il suo re viene a cavallo,
il leone è simbolo cristologico, il cavallo è simbolo della guerra, è una macchina da guerra, e quindi Cristo si come Signore della pace. E considerato che in quel corpo di legge di Federico II, Federico non fa altro che dire che il suo compito e il suo impegno sono nella tutela della giustizia e della pace. E qui sulla vostra cattedrale di tutta la Lumea c'è una parola che non hanno scatenato, ed è la parola pace, scritta anche nella Lumea. E con questo augurio vi saluto e vi ringrazio per la serpente in bronzo. Che cosa era successo nel
faccio un esempio: il serpente è utilizzato in maniera costruita. La cattedrale di Troia, penso che la conosciate, non è distante. Sulla porta di Troia principale, le maglie sono due draghi, sono bellissimi, due bellissimi draghi. Una volta afferrare le mani le vai a salvarsi, no? Da sì. Quindi in quel caso il serpente ha una forza positiva. Anche da c'è questa. Prego. Grazie per questo intervento. Dobbiamo continuare con il concerto di musica sacra, appena mi sto anticipando degli orari, quindi non avevo notato. Grazie ancora a questo. Thank you.